già del colme. Gai. Te de un gai. Ai figli tuoi. Che ne scusi un bello? Dio che è benedetto nei secoli, vi benedica sempre e dovunque, perché tutto cooperi al vostro bene, in Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Vi do il benvenuto nel nome dell'amministrazione comunale di Casalduri, ringrazio Don Fabiano, i colleghi sindaci, Don Franco Rinaldi, il sindaco di Ponte Landolfo, lo scrittore di Aprile, gli uffici comunali che hanno redatto la progettazione diretto i lavori di questo percorso, la dottoressa Elena Mazzarelli e i miei consiglieri, assessori e vice sindaco. Noi prendiamo un impegno nel 2018 a Gaeta, ci sembrava qualcosa di difficile, però con Pino, Gennaro De Crescenzo, il presidente Bove, decidemmo di portare a Casalduri queste mattonelle della memoria in attesa di poterle mettere in opera. E si è aperta la possibilità con un bando del GAL Tammaro di Terno e di conseguenza abbiamo partecipato a questo bando e nel giro di pochi mesi siamo riusciti a creare quello che avevamo sognato quel giorno a Gaeta. Diciamo che queste sono le prime mattonelle dei paesi esiliati e di conseguenza ci auguriamo di poter aggiungere anche altri nomi di altri paesi e poter invitare ogni anno anche i colleghi sindaci di altri posti. Abbiamo ricevuto numerose comunicazioni da periodo in particolare, essendo comunque un periodo preelettorale, comunque si capisce bene che le città grandi hanno difficoltà a potersi spostare, i sindaci delle città grandi a potersi spostare. Un ringraziamento va fatto all'artista, al maestro Massimo Padroni Griffi, che dopo sarà con noi sul palco in piazza per quanto riguarda il convegno, e ci auguriamo che in questo modo riusciamo ad avere più presente e trasmettere alle nuove generazioni il ricordo di questo eccidio, di questo massacro avvenuto a Casalduri e Ponte Landolfo e in tanti altri paesi nel 1861. Io vi ringrazio e vi invito a rimanere anche più tardi, ci sarà l'incendio del castello, ci saranno i due gruppi folk dei due paesi siciliani, Casalduri e Ponte Landolfo, in piazza alle ore 21, alle ore 23 invece ci sarà il suggestivo incendio del castello ducale di Casalduri. Io vi ringrazio e a me hanno insegnato che dopo il sindaco era massimo di autorità, non parla più nessuno. No. Se volete io posso anche esprimere innanzitutto il ringraziamento, un saluto a tutti quanti. Io vado a celebrare. Come diceva Pasquale, queste mattonelle che sono un simbolo testimoniano la volontà di non voler dimenticare, di voler consolidare e trasmettere alle nuove generazioni questa memoria senza particolari rivendicazioni, ma perché una generazione che non conosce il proprio passato non può vivere il proprio presente, non può programmare il proprio futuro. E perché non deve essere commesso lo stesso errore che è stato commesso tanti diciamo decenni fa. Quindi l'auspicio è che in collaborazione, così come già ormai da un po' di anni, possiamo insieme far rivendicare queste ragioni insieme alle altre città vittime non solo dei fatti del 1861, ma anche di altre
quanti divulgato e fatto conoscere le nuove generazioni perché se ne siano depositati e poi lo divulgano e perché si prenda coscienza di quello che è successo, un'ingiustizia immane, e che non si ripeta più questa ingiustizia. Non lo rapportiamo ai giorni nostri perché sarebbe un discorso diciamo molto complesso, però lo lasciamo intuire. Quindi grazie di nuovo a tutti, all'amministrazione comunale, alla Pro Loco, all'artista che ha realizzato quest'opera, e tutti quanti hanno partecipato a questo evento. Posso dire due parole, con permesso del sindaco e di tutti? Se mi